Il bilancio 22-24 ovviamente è il punto d'arrivo di un percorso amministrativo che è durato più di qualche mese, ma certamente è il trampolino dal quale si può ripartire per dare correntezza finanziaria e gestione amministrativa corrente al Comune per nel corso del 2023, un anno che sarà segnato dalla definizione del piano di riequilibrio subito dopo la firma dell'accordo con lo Stato e dal nuovo bilancio 2023-2025. Noi oggi contiamo ancora 1.080 bare insepolte e sono tante, ma abbiamo assicurato la sepoltura degli arrivi che evidentemente ci sono stati nel corso di questi mesi, riducendo il numero iniziale. Ci siamo resi conto della inevitabile lentezza dei processi con le regole ordinarie ed è il motivo per il quale il Ministero la Protezione Civile Nazionale, il Ministro Musumeci e il Governo hanno ritenuto di dover accogliere la nostra proposta di commissariamento, un commissariamento che durerà fino al 31 dicembre 2023 e nel corso del quale intendiamo operare per assicurare diciamo, la sepoltura delle bare insepolte, per rimettere la struttura dei rotoli in condizione di migliore agibilità e per implementare gli spazi cimiteriali nelle pertinenze comunali.